Oggi è un simbolo importante vederli qui, è un simbolo importante perché che la nostra comunità è sotto attacco. È sotto attacco da questo governo che prende sempre di più una deriva simile a quella di paesi che un tempo consideravamo lontani, la Russia, l'Ungheria, e la strada è abbastanza tracciata verso una legge che osteggia in maniera molto esplicita le istanze della comunità, le vite della nostra comunità. La realtà è che l'educazione alle differenze è una cosa bellissima, che fa crescere i ragazzi, che li mette dinanzi al mondo che incontreranno, e lo incontreranno a prescindere. Che purtroppo in Commissione Cultura il leghista Sasso ha deciso insomma di modificare le indicazioni e provare a vietare l'educazione all'affettività e alla sessualità all'interno delle scuole. E questa cosa per noi, sia di Tocca a Noi che per Arcigay, non è assolutamente tollerabile. È il motivo per cui abbiamo deciso di unire le forze e provare a organizzare questi sit-in in tutta Italia. Ad oggi le piazze aderenti sono 46, abbiamo avuto più di 280 realtà aderenti che sono tra le associazioni, quindi la società civile, movimenti studenteschi e partiti, e tante insomma realtà che lottano tutti i giorni insomma nelle scuole e non solo, anche in ambiti lavorativi, contro le discriminazioni. Perché è importante per noi portare l'educazione alla sessualità e all'affettività nelle scuole? Perché non possiamo prescindere da ciò che succede realmente all'interno delle aule tra i nostri ragazzi. È notizia di questi giorni la sex roulette, dove una ragazza di 14 anni è rimasta incinta perché ha perso una gara a fare sesso con più adolescenti, e questo deriva dal fatto che nelle scuole soprattutto manca un'educazione alla sessualità, e non possiamo pensare che questo aspetto della vita degli adolescenti sia rimandato soltanto all'istituzione familiare, che abbiamo visto insomma questi anni si è già modificata parecchio e che fa fatica insomma a stare dietro a tutto ciò che poi è il mondo web, dal quale passano un sacco di informazioni errate, un sacco di informazioni sbagliate e devianti. È molto importante inoltre portare l'educazione all'affettività, perché da qui nasce la prevenzione nei confronti dei femminicidi che l'anno scorso ci hanno fatto indignare dopo la morte di Giulia Cecchettin. Non possiamo pensare che ci si indigna soltanto dopo un evento tragico e drammatico che sconvolge tutti quanti. Dobbiamo prevenire e portare appunto l'educazione al consenso, anche al sesso da parte degli adolescenti, l'educazione al rispetto da parte degli adolescenti dell'altro sesso. Soltanto così possiamo pensare di prevenire. Poi non basta metterci milioni e milioni di euro su il codice rosso piuttosto che su altre iniziative che sono soltanto la punta, no, della montagna. Dobbiamo entrare veramente nelle scuole e cercare con persone competenti a riportare il senso della prevenzione e dell'educazione alla sessualità e alla femminilità.